Un'amica di mia nonna è morta l'altro giorno e mia madre, come un fiume al telefono, quando mi ha chiamata, ma per parlare d'altro ha pianto e mia nonna, con il suo fazzoletto premuto sugli occhi, anche lei, slavina. Mia nonna, quando vado a trovarla la domenica pomeriggio, mi regala cose bianche, lenzuoli, fazzoletti ricamati, una volta una tovaglia per una tavola, da 12 persone. La sua amica, quando era ancora a questo mondo, anche lei regalava a mia nonna cose bianche e a volte colorate, e mia nonna, con il suo fazzoletto premuto sugli occhi, era contenta come ancora avesse 12 anni. Vorrei dirlo, questa domenica, tra tutte quelle cose che ho portato a casa, c'era un paio di calze grigie, di lana, che forse mia nonna ha dimenticato ormai di chi sono. Le metto e se ci penso mi sento strana perché la padrona di queste calze, non c'è altro modo di dirlo, è morta. Adesso respira l'erba del mistero. E allora penso che magari le aveva lavate il giorno prima, magari le aveva messe la settimana prima, magari non si ricordava più di averle, ma comunque erano sue e ora lei respira l'erba del mistero e io vado in giro con le sue gambe e a volte faccio un passo molto lungo e a volte molto corto, ma comunque, forse è ancora un po' il suo passo, tutto il mistero.